di tanta gente. La rivelazione, dicevo, perché il libro è un libro straordinario. Straordinario e del tutto inusuale di questi tempi. Felice ha detto no, che l'aveva già mangiato lì. Inusuale di questi tempi, perché dentro ci sono delle cose estremamente serie, scritte con grandissimo stile, semplicità di stile, loquacità, senza supponenza, senza elogio di se stessi, però c'è una storia innanzitutto, c'è una storia bella, una storia che racconta di due fratelli, un finale a sorpresa, che infatti non riuscì a capire questo finale, non mi orientavo nel finale. E dentro tante storie del lavoro, del mondo del lavoro, e c'è una frase praticamente significativa sul mondo del lavoro che dice: noi in Italia ci salveremo non perché ci salva qualcuno, ma ci salveremo se coloro che lavorano continueranno a farlo con quell'entusiasmo, quell'impegno, quella volontà che già ci mettiamo. Cioè, se non si salva il lavoratore, colui che lavora, colui che veramente fa oggi nella vita, non partiamo da quello che le persone fanno e sanno fare, noi non ci saremo più in consigli di dipartimento. Sono andato con quello che lui ha scritto a pagina 78 ieri, tenete andare via, prima di andare via, dopo essermi fatto la zita con The News, mi sono andato su YouTube, il terzo punto dell'ordine del giorno, ho letto questa cosa, me l'ero appuntato su un pezzicante, sono andato e dico, però volevo solo dire una cosa rispetto a quello che ha già detto il mio collega che ha fatto la dichiarazione per tutti e 25 ci siamo stati, ce ne siamo andati. Ho solo questa maniera per difendermi dalla sciatteria, dall'avidità, dalle cose fatte senza amore, e quando è così non si può far finta di niente. Ecco, questo per me è il simbolo di questo libro. Non si può far finta di niente, quindi è evidentemente una presa di posizione etica sulle cose della vita, è una presa di posizione etica in cui il lavoro è la parte, la quintessenza etica della nostra vita. Non a caso, se non vado errato, non sono un buon giurista, sta nell'articolo, dico ai miei studenti, sta nell'articolo 1 della nostra Costituzione, certo. Va bene, anche l'avvocatista. Se l'articolo 1 della nostra Costituzione comincia con l'articolo 1 della nostra Costituzione, addirittura la democrazia stessa, la Repubblica Democratica è fondata sul lavoro, quindi è la quintessenza della nostra democrazia. Ieri però, quando stavo, scusa, io faccio questa lunga premessa perché ho tante cose da dire sul tuo libro, quindi quando stavo dal mio amico, facevo una terapia, che io soffro di vari problemi, per la privacy, non quindi dirò quale terapia facevo, ieri quando facevo questa terapia, parlando con il mio amico terapista, lui mi diceva la cosa, la Costituzione, adesso tutti parlano di questa Costituzione, una cosa, riscopriamo la Costituzione, abbiamo risolto tutto, leggiamo la Costituzione, leggiamo i ragazzi, i nostri studenti, la nostra Costituzione, gli studenti sono improvvisamente diventati quella che anche benissimo fa a ricordarcela, la chiama generazione civica. Non diventiamo una generazione civica perché ci ricordiamo cosa hanno imparato a memoria la Costituzione, no, non funziona così, non andrà così. Se non salviamo qualcosa che è veramente salvabile, innanzitutto individuabile e poi salvabile. Questa generazione civica che ha fatto la Costituzione parlava nell'articolo 2, nell'articolo 3, della nostra Costituzione, si trova all'inizio della nostra Costituzione, dei principi costitutivi di quella Costituzione, quella che noi consideriamo immodificabile, la parte che siamo immodificabile, prescindere da ogni volontà politica, parlava della persona umana. Bene, quella persona umana che noi abbiamo conosciuto nel 1947, ma siamo sicuri che è la stessa persona umana che e di cui parliamo oggi. Oggi i ragazzi di oggi, i diciottenni che vanno a votare oggi, sono i ragazzi a cui pensava quella generazione civica, che quella generazione civica era tale, penso a uno come Leone Ginzburg, che non ha mai fatto, l'hanno ucciso prima, diciamo così. Però uno di questi personaggi straordinari, tra l'altro qui c'è una citazione diretta della moglie, di Ginzburg, e quella generazione straordinaria, perché c'è tutto un lessico familiare all'interno di questo libro, molto divertente anche quello. Quella generazione pensava alla persona a cui pensiamo noi oggi, no, è un'altra persona, un altro tipo di persona. Allora noi forse dobbiamo anche capire la mutazione di senso che hanno le parole, poter dare alle parole il significato di democrazia, lavoro, costituzione. Ecco, parlando di lavoro, qui dentro ci sta il lavoro oggi. Il lavoro quale lavoro? Il lavoro bello, il lavoro ben fatto, il lavoro buono, il lavoro che non è il lavoro sporco, il lavoro buono, adesso è anche sporco. Però il lavoro sporco è che qualcuno si è sporcato perché ha faticato, cioè non qualcuno si è sporcato senza lavorare, perché qualcun altro faticava per lui, gli pagava pure le tangenti. Questo grande senso umano, etico, della vita, oltre che del lavoro, che il lavoro qui è la quintessenza della vitalità umana, è contenuto nel libro, attraverso delle storie, perché poi ci sono delle storie ricorrenti, attraverso i titoli che sono ricorrenti, ma le storie cambiano.
per farvi degli esempi al finale, poi vi leggo subito una cosa per rompere il ghiaccio. No, via Canova è dove si svolge la storia personale dei due fratelli. Il lavoro e le cose, la Cardarella, il lavoro e le persone, Lorenzo, il lavoro e i luoghi, la piazza, via Canova 2, quindi sì, poi c'è questa ricorrenza di questo luogo fisico nel quale la famiglia, un altro dei temi fondamentali di questo libro, la famiglia, ne parla proprio nel finale, vive, esiste, si confronta, il lavoro e il futuro, Borges, il lavoro e le idee, la solidarietà, il lavoro e le cose, il vocabolario, monumento, una persona che ricordi, lo dico sempre a mio figlio, il libro più importante della tua vita adesso è il vocabolario. I ragazzi non sanno più cos'è, non sanno neanche che fisicamente esiste il vocabolario, non lo sanno proprio. E l'unica cosa che ho regalato a mio figlio, per il Pitch Libro, già c'è regalato vocabolario, Pitch Libro come hai visto, però un vocabolario. Impara a leggere il vocabolario, leggi il vocabolario, studia il vocabolario. Io dicevo, quando ero piccolo, io dicevo, fino a 18 anni, ho sempre fatto, però ho continuato a fare nelle case in cui ho peregrinato, con meno che le case peregrinavo spesso, quindi me lo dimenticavo nella casa in cui peregrinavo, ma fino a 18 anni io l'avevo il vocabolario accanto al mio letto e la sera veniva da un'età mi leggevo due pagine del vocabolario prima di addormentare. Mi dico a mio figlio, fai la stessa cosa, non te ne accorgerai, quella cosa alla fine diventerà tua, te ne approprierai. Qui il vocabolario è il protagonista addirittura di un racconto che parla in prima persona, anche la Cardarella parla in prima persona, sapete qual è la Cardarella. Poi viene il vocabolario, via Canova 3, Rinalda, il lavoro e le persone, ritorna il lavoro e le persone, il lavoro e i luoghi, la trattoria, bellissima questa, la trattoria è fantastica, il lavoro e il futuro lo consiglio vivamente, Allen Ginsberg, il poeta americano, tutti sapete, da The Generation, via Canova 4, il lavoro e le idee, la Serendipity, ci racconta da dove nasce, che cos'è, come diventa la Serendipity, come si trasforma, il lavoro e le cose, il Kanban, poi ce lo dici bene che cos'è il Kanban, che non ve lo posso spiegare, il lavoro e le persone, perché l'ho studiato, perché non lo conoscevo il canale prima di questo momento, ho studiato la Nagica di Buono, quindi ce lo spiega lui, io non ve lo so spiegare, Alvise, di cui Libro poi parla anche con Cosimo, via Canova 5, il lavoro e i luoghi, internet, il lavoro e il futuro, Murasaki Shikibu, ho detto, l'ho pronunciato bene, il lavoro e le idee, la collaborazione, via Canova 6, il lavoro e le cose, l'ape, grande, un racconto fatto sull'ape, bellissimo. L'ape viaggio. L'ape viaggio, il tre ruoli, diciamo così. Il tre ruoli. Il lavoro e le persone, Giovanna, il lavoro e i luoghi, il salone pure è importante, chi ha frequentato il salone, soprattutto quelli di una volta. Via Canova 7, il lavoro e il futuro, Italo Calvino. Io quando mi sono candidato a fare direttore di dipartimento ho fatto la mia sta sul sito della fondazione, vero Antonella, sta sul sito della nostra fondazione, il mio programma elettorale per il direttore di dipartimento. Ho fatto tutto il programma elettorale con i punti del libro di Italo Calvino, Lezioni americane. Cioè, ho preso i titoli di Lezioni americane e ho fatto il programma. Ho cominciato con la leggerezza. E quindi ho fatto quei punti e poi là ne mancava uno, quindi ce l'hanno aggiunto gli altri per conto di Italo Calvino, e anche io mi sono infilato in questa. Il lavoro e le idee, il tempo, il lavoro, le cose, la nuvola, 10 anni dopo. E 10 anni dopo c'è la sorpresa che io non mi aspettavo, che mi ero fatto tutto un film nella testa e mi sono trovato in una condizione abbastanza particolare. Vi leggo, e poi do la parola al nostro malcapitato che non riesce a dire niente, il lavoro e le cose, la nuvola, grigia come la fumarola che viene su dalla piccola ciminiera in mattoni rossi della fabbrica dove lavora il papà della maestra Chiara. Bianca, come la panna che il gelataio matto monterà su morbide praline di cioccolata nelle calde sere riminesi che verranno. Nera, come la signorina Nochalant Scadaveri, che è l'inchiostro con cui Bartleby, lo scrivano. Nel nostro corso di letteratura abbiamo dedicato a Melville un intero lungo periodo di riflessione, che seguiva il proprio lavoro di copista. Densa, come la miscela di caffè arabico che clochard sorridenti, artigiani insonni, improvvisati croupier bevono all'alba, senza sovrapprezzo, ai tavolini del bar di Luciano, prima di riconsegnarsi alle strade, alle botteghe e al sonno. E dite anche la tecnica letteraria. Riccia, con i capelli della Santa Maria, la lana che ci fanno la barba di Babbo Natale e i capricci di Catello, che almeno la domenica non avrebbe voglia di alzarsi così presto per aprire quella benedetta bomba di benzina. Porosa come l'argilla che il fioraio Michele dona a chi gli compra una pianta, che ne basta poca di argilla, e lei, la pianta, non muore di sete. Evanescente come certe storie di lavoro che non sai mai cosa ti aspetta domani. Accogliente come il sorriso dell'impiegata del primo piano,
e tutti al comune vorrebbero parlare con lei, perché la gentilezza vale tanto nelle cose di ogni giorno. Rossa come i tramonti a settembre, con il cielo sempre sopra e sotto a volte il mare, e io sono una nuvola. Questo è il racconto della nuvola, che racconta di se stessa. Grazie, facciamo un applauso. Io mi fermo qui per la presentazione, poi ti faccio le domande. Sì. Io ti sono davvero molto grato, no? Tutta questa parte qui, diciamo, di formare, insomma, una qualunque presentazione si fa sto fatto, insomma, io spero nel corso delle cose che dico, diciamo, come dire, di dimostrare quanto sono contento di essere qui stasera con voi e di quanto sono contento che Felice mi abbia proposto questa occasione. Devo dire che è già un regalo speciale me l'ha fatto avendo scelto di leggere La Nuvola. È vero che, diciamo, è la storia più breve, lui ha letto tutta la storia sostanzialmente, che è l'unica che è di una paginetta e un rigo, però quella storia lì è nata durante un viaggio in aereo, tornavo da Genova a Napoli, e tutti quei colori che ero capitato, insomma, dopo una lotta all'ultimo sangue ero riuscito ad avere un posto nell'uscita di emergenza, perché quelli della mia dimensione sugli aerei, sui posti normali, semplicemente non ci stanno, insomma, si devono attaccare le ginocchia alla gola. E mi era capitato il finestrino, che non è un posto, diciamo, che amo, perché comunque se devo uscire devo impicciare altre persone, insomma, e preferisco. Però mi sono messo lì e ho cominciato a guardare fuori, e ci avevo in testa questo lavoro che stavo facendo di scrittura, questi esercizi di scrittura che stavo facendo da tempo, e mi sono messo a guardare queste nuvole e mi sono messo a pensare come queste nuvole potessero diciamo, significare delle cose di lavoro. Niente, insomma, è una storia diversa da tutte le altre, e essendo diversa da tutte le altre, diciamo, spesso viene considerata di meno, e io ti sono particolarmente grato quella più poetica di tutte. Per averla citata, sì, dipende anche da questo. Allora, io diciamo, sono tanti anni che non mi occupo più di sindacato, anche se continuo a lavorare per la Fondazione di Vittorio, che è la fondazione della CGIL, però, diciamo, faccio il mio lavoro, insomma, per molti anni ho insegnato, il mio lavoro di sociologo, per molti anni ho insegnato a sociologia dell'organizzazione all'Università di Salerno, faccio ricerca in fondazione, mi occupo di innovazione, di culture, è importante il plurale, e di società, e quindi ho a che fare, insomma, quelli come noi, che fanno il lavoro che faccio io, fa Felice, insomma, scrivono, fa parte del loro lavoro, scrivono delle cose, dei saggi, delle cose, talvolta nel mio caso meglio riusciti, altre volte peggio riusciti. A un certo punto, questa è la prima raccolta di racconti che io scrivo. Diciamo, è stato pubblicato 2 anni fa, quindi, insomma, avevo già 58 anni, avevo scritto tante cose, ripeto, come parte del mio lavoro. Perché mi è venuta l'idea di raccontare il lavoro? Un poco perché una decina d'anni che, diciamo, in particolare la mia attività di ricerca si sta focalizzando sul lavoro ben fatto. E quando dico lavoro intendo anche, diciamo, qualcosa che va al di là del lavoro, diciamo, che riguarda in senso ampio l'attività umana.
se la posso ridurre, mi perdonerete, una cosa che è un po' uno slogan, però non posso stare qui a parlare tre ore, insomma, lo slogan potrebbe essere: qualunque cosa devi fare, cerca di farla bene, qualunque cosa essa sia. Io lo dico ai ragazzi, lo dico all'università, cioè io sostengo, ma non è che lo sostengo perché, come dire, ho le tavole della lice, lo sostengo perché sono una persona curiosa, sono una persona che si guarda in giro, sono una persona che riflette sulle cose che capitano a se stesso e agli altri. E insisto soprattutto su questo elemento della curiosità, ok? Si possono fare bene le cose che bisogna fare anche semplicemente per abitudine. È come allacciarsi la camicia, la prima, o i lacci delle scarpe. La prima volta che ce l'hanno insegnato, ce l'ho ancora nelle orecchie, la mia mamma che mi diceva: tira il laccetto di qua, tira il laccetto di là, metti il ditino in mezzo, fai la nocchetta, poi tira, tira forte forte e hai fatto. A un certo punto, quando ti abitui ad allacciarti le scarpe, mentre il tuo amico ti viene a chiamare per andare a fare la partita di pallone, tu con un movimento che naturalmente adesso non saprei ripetere, diciamo, acciappi queste scarpe a volo, mentre stai uscendo te le infili, mentre continui a camminare te le allacci, e dopo tre minuti sei nel campetto di pallone perché devi fare la partita di pallone, cioè neanche ci pensi più e le allacci nella maniera giusta, ok? E così è per la camicia. Io non so chi di voi, donne o uomini, quando ci mettiamo la camicia la bottoniamo, nessuno di noi sta lì a guardarlo. Certo, almeno a me una volta ogni 100 mi capita che sbaglio, alla fine me ne accorgo e devo ricominciare, però altre 99 volte mentre mi allaccio la camicia penso a altre cose, canto, fischio, guardo se ho messo a posto le cose nella busta e nel frattempo mi allaccio la camicia e la camicia va, cioè non è che diciamo che i bottoni li allaccio perché sono abituato ad allacciare la camicia. Ora, insieme a questo aspetto dell'abitudine, a me piace di più di dire della cultura, dell'approccio, ci sta, come dire, l'altro aspetto che è altrettanto, diciamo, come dire, altrettanto importante, è il fatto che è razionale. Lo voglio dire perché, insomma, io non riesco a essere poetico come Felice, però poi mi capiterà magari di dire qualcosa sulla quale cerco di suonare le vostre corde emotive. Però voglio partire da un discorso di razionalità, la razionalità, diciamo, quella lì francese, quella lì che ci viene dal pensiero razionale. Fare bene una cosa conviene. È un esempio che io faccio, ho fatto, che voglio dire, a dei ragazzini di una scuola elementare di Ponticelli, a dei ragazzi di una scuola media di Reggio Emilia, agli studenti del Suor Ursula a Benincasa quest'anno, due o tre settimane fa. È l'esempio della pasta e fagioli, o della pasta e ceci, o della pasta e patate, di quello che mi piace. Alla fine, per cucinare la pasta e patate, ci vogliono le patate, l'acqua, la pasta, l'olio, le spezie. Ci vuole l'acqua, ci vuole il fuoco, ci vuole il sapone dopo per pulire l'acqua, per pulire la pentola, i piatti. Ci vogliono i piatti, ci vogliono le posate per mangiarle. Dopodiché bisogna pulire tutta questa roba, ci vuole la risorsa più complicata di tutto, il tempo, ci vuole la fatica per farla. Ora, che cos'è che rende? Guardate, ce la mettete lo stesso, come dice un mio amico, ci vogliono 20 minuti per cucinare un'ottima pasta e patate e ci vogliono 20 minuti per cucinare una pasta e patate che è una schifezza, uguale, ok? Naturalmente, per farla una schifezza voi decidete di metterci gli ingredienti meno buoni, ma di guai, il mio consiglio, ma so dai vostri occhi di sfondare delle porte aperte, mangiamone di meno, ma mangiamola buona, come dire, non
trasgrediamo mai sulla qualità e sulla bontà degli ingredienti che utilizziamo. Ok? Alla fine, ma se ci devi mettere 20 minuti per cucinare questa pasta e patate, ma è meglio farla buona o farla una schifezza? Cioè, è evidente, ma è così con tutto. Voi pensate quando andate in mano a un dottore e non ci cura come ci dovrebbe curare, o in mano a un architetto che non disegna il palazzo o la casa come la dovrebbe disegnare, o in mano a un infermiere la differenza che c'è quando, diciamo, per farci delle banali analisi ci fa un buco nelle vene oppure ce ne fa cinque. Cioè, ci sta la differenza, cioè, è la differenza palpabile, concreta, che vedi negli occhi. Anche l'infermiere, a farne cinque, si piglia l'improperi del malato, i familiari che protestano, lui ci mette più tempo. Cioè, voglio dire, di che cosa, perché questa cosa così semplice non diventa cultura dominante? Perché appunto non c'è ancora completamente la cultura, il contesto, il frame necessario a sostenere questa scelta. Ripeto, con particolare insistenza ho cominciato 10 anni fa, in questi 10 anni ci sta un mio viaggio in Giappone, in uno dei più grandi centri di ricerca del mondo, dove ho potuto, diciamo, confrontarmi con premi Nobel, con scienziati di portata mondiale, per capire come facevano ad avere loro così tanti risultati. Ci sta un'inchiesta che abbiamo fatto sia con video, audio, sul lavoro ben fatto, sull'amore per il lavoro. Alla fine il libro si chiama Testa, Mani e Cuore. Perché? Perché la testa è il sapere, le mani sono il saper fare, il cuore è la passione che ci vuole per fare le cose bene. Sono stato in una libreria di Napoli, Io ci sto, si chiama una libreria al Vomero, che è nata attraverso il concorso solidale di più cittadini che hanno contribuito a comprarsi una quota di 50 euro per comprare dei libri, eccetera, eccetera. Loro parteciperanno, poi dopo magari ne parliamo un attimo, a questa iniziativa che fa parte, sempre, si chiama La Notte del Lavoro Narrato, che è il 30 aprile, quest'anno, il secondo anno. Diciamo, le persone si riuniscono in ogni posto d'Italia per raccontare storie di lavoro, per cantare canti di lavoro, per disegnare, per leggere, diciamo, storie di lavoro. E a un certo punto la fondazione partecipa a questo. A un certo punto c'era una di loro che ha detto: sì, ma sì, che bello, così come il fatto a San Valentino abbiamo fatto la notte dell'amore, il 30 aprile facciamo la notte del lavoro. Allora, diciamo, io mi sono fatto prendere un po' da questa cosa del vecchietto, no? Quasi, no, piccata, ma piccatella, dico: vabbè, sì, l'amore, il lavoro, eccetera, eccetera. L'altro, il suo collega, mi ha guardato e mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto: Vincenzo, se non c'è l'amore, il tuo lavoro ben fatto non esiste. Cioè, per fare un lavoro ben fatto ci vuole amore per le altre cose che fai. Ora, nella quarta di copertina del libro ho messo assieme due frasi che, diciamo, di due parti diverse, diciamo, dei miei racconti. Una che mi è stata ispirata da una, ispirata, anche più ispirata sostanzialmente, come dire, una cosa che ho sentito dire da lui in altro modo, insomma, l'ho resa un po' più poetica, però il pensiero è di questo straordinario ebanista di 92 anni, di Castel San Giorgio, la casa sopra e la falegnameria sotto, e che quando mi ha visto ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, e mi ha detto: Brusso, ha detto: come va Mastro Antonio? Ha detto: Brusso, come deve andare? Quella mia moglie l'altro giorno si è arrabbiata perché ha detto che io il 1° gennaio, invece di portarla in giro, sono sceso giù alla falegnameria. Allora io l'ho guardato, me lo sono abbracciato un'altra volta, e gli ho detto: Mastro Antonio, ma vostra moglie un po' ha ragione, cioè almeno il primo dell'anno
se vuole fare una passeggiata con voi, del resto non è che siete nuovi in giro, vi ho detto, cioè è il primo dell'anno, portatela a fare una passeggiata, poi magari ci venite il giorno il pomeriggio, ci venite il giorno dopo, non succede nulla. Quello mi ha guardato, ma mi dovete credere, io, come dire, parlo sul serio, insomma, sono cose serie, sono cose vere, mi ha guardato e mi ha detto, Brusso, ma io se non vado alla falegnameria, mora. Ora, come dire, naturalmente, diciamo, come dire, questo è per dirvi il personaggio, naturalmente ciascuno di noi, viva Dio, sa che oltre al lavoro esistono tante altre cose, perciò ho detto anche, diciamo, un approccio alla vita, alle cose che devi fare nella vita, devi studiare, il mio secondo figliolo che ha 19 anni, si è iscritto a ingegneria, si lamentava che le cose per i primi esami non andavano come diceva lui, e a un certo punto stavamo discutendo, e lui pure insomma è 1,90 m, si sbatte sanzana quando parla, e a un certo punto stavamo discutendo eccetera eccetera, e lui mi ha detto, ma insomma tu non sei mai contento, io studio 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, certi giorni pure 10 ore al giorno. Io l'ho guardato, ho detto di qua, cioè noi abbiamo tre possibilità, una è che si scema, e io francamente sarei portato a escluderlo, sia per un fatto affettivo, sia perché ti conosco e so che sei un ragazzo invece che è molto intelligente. La seconda possibilità è che studi male, la terza possibilità è che 8 ore, 10 ore non bastano. Cioè io, come sai, mi sono laureato in sociologia rispetto agli ingegneri, è considerata una cosa piccola piccola, e io studiavo in media 10 ore al giorno, ma in media studiavo 10 ore al giorno, però prima di laurearmi già avevo pubblicato e me ne sono voluto andare da lì perché avevo un altro lavoro, perché altrimenti potevo rimanere pure a lavorare all'università. Però, come dire, mo tu devi decidere se devi studiare di più, escludendo il fatto che sei scemo, perché non sei scemo, devi decidere tra studiare di più o studiare meglio. Cioè queste due possibilità, tu pensaci, visto che e decidi qual è la migliore, perché naturalmente la puoi sapere tu e non la posso sapere io. E questo è un ragionamento, quindi studia bene, ti fai una bella camminata, fatti una passeggiata serena, cioè qualunque cosa fai, non fare, stai a un concerto, mentre stai a un concerto non pensare alle cose che devi fare a casa, perché non funziona, cioè è un mondo che semplicemente, diciamo, come dire, non funziona, l'approccio è fondamentale. La seconda parte, invece, poi ve la leggo e finisco, ridiamo la parola all'ottimo Felice. La seconda parte invece di questa frase è un po' la mia filosofia, un po' quello che faccio io, ed è molto associata a questa cosa dei mattoncini Lego. Io adesso ne sono molto contento perché spesso anche nella fisica quantistica, insomma, in tante cose dotte, colte, interessanti, viene portato avanti questo discorso del mattoncino. Però sostanzialmente a me è nata, io non so tu, però voglio dire, io sono un uomo divorato dai sensi di colpa, perché con la vita che faccio, diciamo, i figli miei, insomma, li ho visti da sempre, da quando erano piccoli, un po' così, un po' no, un po' di notte, un po' di giorno, però diciamo, come dire, mi sono consolato con il pensiero che talvolta anche la qualità del rapporto che c'è con questi ragazzini è importante, come dire, è una sorta di cosa per non darsi attestate nel muro, però se vedo il rapporto che c'ho oggi, insomma, un poco deve aver funzionato. Una cosa che ho fatto sempre con tutti e due, sia con il grande che ora ha 32 anni, che con Riccardo che ne ha 19, ho fatto sempre costruzioni Lego, perché mi piace assai, quindi avevamo sempre queste astronavi, queste cose. Quindi io, dovendo sintetizzare queste cose, ho scritto questo. Sul lavoro tutto è facile e niente è facile, è questione di applicazione. Dove tieni la mano, devi tenere la testa.
dove tieni la testa devi tenere il cuore, altrimenti non diventerai mai un bravo artigiano. Funziona proprio come nelle costruzioni, che per quanto il castello dei fantasmi, la nave dei pirati o l'astronave degli Jedi, una volta che hai finito di costruirli, ti appaiano impeccabili e magnifici e perfetti, per farli hai dovuto incastrare diversi mattoncini uno a uno e hai dovuto farlo nel modo giusto, perché altrimenti non ce l'avresti fatta a fare quello che volevi fare. Ecco, io penso che questa attenzione, questa voglia, questa aspirazione a fare bene le cose, c'è un video su YouTube che chi ha voglia lo può andare a vedere, basta che scrive Moretti e scuola media di Reggio Emilia e viene fuori. C'è una ragazzina alla fine, all'ultima banco, che mi domanda, dice, professore mi scusi ma siamo da un'ora e un po' che stiamo parlando, ma se lei dovesse dirci che cosa è per lei il lavoro, che cosa ci direbbe? Ora guardate, cioè, almeno vi dico l'effetto che ha fatto a me, non è semplicissimo, perché io, come si vede anche un po', il video dura 3 minuti, naturalmente, però anche in quei 3 minuti si vede, avevo tra virgolette litigato con un ragazzino che diceva che lui non voleva studiare a Reggio Emilia perché doveva diventare calciatore, perché doveva diventare come Higuain. E allora ho detto, mi fa piacere Reggio Emilia, ha detto guarda, mi fa piacere che vuoi diventare come Higuain, però mi sono messo a parlare. Quindi alla fine di questa discussione per un attimo ho avuto, diciamo, come dire, dico, ma a questa qui che cosa le dico? E mi è venuto in soccorso mio padre. Mio padre aveva la quinta elementare. Naturalmente non era un intellettuale. Papà scriveva anche cuore con la Q, dove ci voleva tetto, scriveva tito, casa scriveva cassa. Quindi tu dovevi onomatopeica, in maniera onomatopeica. Dovevi leggere la frase e dovevi capire il senso, perché parola per parola non si capiva. Però papà era un uomo straordinariamente saggio, poi dopo, se c'è il tempo, vi racconto come sono finito io a fare il sociologo. Nonostante non sapesse scrivere in italiano, era un uomo di una umanità e di una saggezza straordinaria. E papà, che già avevo perso da tanti anni, mi è venuto in soccorso e mi sono ricordato di quello che mi diceva lui e l'ho detto a questa ragazzetta e a questi ragazzi. Ho detto, per me è bene il lavoro, e come diceva mio padre, quella cosa che mi permette la sera, quando metto la testa sopra il cuscino, di essere contento. Andatela a vedere il video, mi hanno fatto un applauso che ti voglio un cielo troppo bello. E io ne sono stato contento perché sono riuscito a trasmettere il piccolo concetto che volevo trasmettere della soddisfazione del lavoro che ho fatto. La domanda che vanno a dare il concetto della musica. In questo libro c'è molto la musica, sì. Innanzitutto c'è un brano famosissimo, quel pezzo, quell'arpeggio iniziale di Jimmy Page, cioè di Led Zeppelin, quello famosissimo della scala verso il cielo, diciamo così, che è stato poi molto criticato, questo brano, che diceva che c'era il satanismo dentro, il testo di stupidaggine, che loro hanno sempre, ovviamente, Robert Plant è sempre negato. La musica qui è molto importante. La prima scena poi che ci sarà libero, che aspetta cose, che arriva l'altra, la stazione Sessa Lung, che io conosco molto bene, Formi, tu parli di Formi, che conosco molto bene, e arriva questa stazione, c'è il libro che lo aspetta, questa macchina aperta, che poi è una macchina tipo quello che ti vado a prendere, solo che è amaranto, non è come una 600 multipla, assolutamente una multipla. E allora la musica tu la racconti, cioè poi parli di Sting, cominci con Sting, poi parli di Mario Abate, sì. Come mi ha amato la musica napoletana, Mario Abate, indifferentemente di Mario Abate, che è un'opera d'arte, diciamo così. I ragazzi sanno anche chi è Mario Abate, sì. inutile però si trova, c'è una bellissima versione su YouTube di Mario Abate, indifferentemente.
vedete, invito i ragazzi a sentire YouTube stasera Mario Abate indifferentemente, di regalarlo alla propria fidanzata, condividerlo con qualcuno. Fantastico. Comunque, che poi è morto anche giovane, sì. Quindi ha avuto poi un'esistenza anche abbastanza non lunghissima, però un po' tormentata. Ma la musica è molto presente in questo libro, e sembra essere veramente, io l'ho messo anche nel comunicato stampa, spesso le parole finiscono dentro la musica, tutta la tua letteratura poi è molto musicale, cioè dentro tu lo. Quando fai. Che poi questo libro ha una stranissima peculiarità, che lui fa anche l'analisi del libro, mentre lo scrive, farà tramite con questi scavotaggi del fratello libero che legge il lavoro che mano a mano sviluppa Cosimo, il fratello non sposato, diciamo così, che però era quello che il primo, quello che metteva un po' ordine nella famiglia, quando libero lo commenta, e nel commentare commenta anche le cose che lo stesso Cosimo gli riferisce relativamente, per esempio, alla sua amica che è un esperto di critica letteraria, gli dice delle cose. Quindi poi lui nello scrivere il libro ne fa anche un'indagine, un'analisi, e anche dello stile, fa un'indagine anche dello stile. Io ho apprezzato molto questa cosa, non solo che l'hai fatto, ma che poi l'hai anche commentato. Cioè questo stile che è molto napoletano, cioè questa tecnica anche redazionale, no? Questo verbo quasi alla fine, quasi l'inversione della logica sintattica. Questa cosa, la musicalità, la musica, mi sembra che è molto presente nel libro. Poi ti faccio la domanda sulla famiglia, che è un'altra delle domande che poi sta presente in tutto il libro, ma sta presente nel finale. Poi sulle braciole, che sono enormi di questi libri. La musica, tu sei stato un appassionato di musica, perché c'è queste citazioni musicali che molto si diffondono nel libro? Sì, assolutamente. Diciamo, a parte che per dei motivi oggettivi, come sappiamo, la musica tra tutte le arti è l'unica che non ha bisogno di nessun tipo di intermediazione, no? Lo diceva Schopenhauer, cioè non c'è bisogno di nulla. Per apprezzare la musica, solo di stare lì ad ascoltarla, quindi non ci vuole nessuna competenza, nessuna. E persino da un certo punto di vista, per suonarla, come sempre per rimanere alle cose che amiamo io e te, c'è Giacomo che poteva suonare la batteria con una batteria, o poteva suonare la batteria con le pentole, con i bicchieri, con qualunque cosa capitava a tiro, perché la musica. Perché poi la musica è anche una componente essenziale delle nostre vite. Se noi ci pensiamo, tante cose le facciamo con la musica, no? A volte con una radio, a volte con un'autoradio, a volte con l'MP3, insomma, come ci pare, però sostanzialmente. E poi perché sostanzialmente, fermo restando che è un racconto, quindi niente di quello che si è svolto, che viene raccontato si è svolto nella realtà. Però degli spunti in questa storia principale di 7-8 capitoli. Via Canova, quella è una storia che nasce da un'esperienza personale, ripeto, nulla di quello raccontato è nato, è andato così nella realtà, perché effettivamente c'è stato un fratello, mio fratello più piccolo, che è stato molto male e poi non ce l'ha fatta, però per esempio lì una delle cose angoscianti nell'angoscia, nella realtà è che mio fratello e tutta la sua famiglia avevano negato assolutamente la malattia, fino a due giorni prima non si poteva parlare, due giorni prima mi ha chiesto se secondo me che se ne andasse, se secondo me poteva guarire. E quindi è stata un'allucinazione dell'allucinazione, perché io sono sull'insolito della Vergine, i miei livelli di razionalità, a me le cose che mi fanno impazzire. Mi fanno impazzire veramente, quindi c'era una situazione di nella realtà di crisi. Beh, sei abbastanza tu, così. Ma no, nella realtà no, ci stanno degli spunti. Per esempio, ecco, una cosa che è accaduto veramente, ed è un modo anche per ricordare Gaetano, che poi mi ha dato lo spunto al libro,
e che noi veramente in estate abbiamo una malattia di famiglia verso i cocomari, cioè siamo dei manciatori di cocomari, insomma, che se ci vedete ci togliete il saluto, perché riusciamo a fare delle cose, diciamo, riusciamo a fare delle cose fuori dall'ordinario nel rapporto con il cocomero. E quindi praticamente noi ogni giorno, tutti i giorni, compravamo un cocomero da 16, 18, 20 kg e lo finivamo e il giorno dopo ce ne voleva un altro. È vero che lui stava male, io, insomma, eravamo una famiglia allargata e quindi, cioè, non eravamo 3 o 4, eravamo in media 10-12, però insomma ci davamo dentro, e poi ci stanno anche quelli là che si stancano, che dopo il 12° giorno che hanno mangiato cocomero si stancano. Io non mi stanco neanche al 1000° giorno, io sono sempre al posto di combattimento, e devo dire anche mio fratello. Entriamo lì dentro per comprare questo cocomero da quello delle verdure, e questo qui vi chiede, gli dice, voi questo lo trovate nel libro, perché veramente ha ispirato, ma proprio ha ispirato il bisogno del libro, perché ecco, io questa cosa di mio fratello la ci considerate una cosa di poesia straordinaria, perché questo qui della verdura gli ha detto: Gaeta, ma che fortuna che tieni, stai sempre abbronzato, non lavori mai. Questo ci sta proprio raccontando dal quale. Cioè, e lui l'ha guardato e gli ha detto, dice: no, ma quando mai, io faccio la guardia notturna a Latina. E mentre lo diceva, conoscendomi, naturalmente mio padre, oltre ad essere un uomo saggio, ha sempre considerato la menzogna e le bugie al pari, diciamo così, di peccati mortali, mi ha dato anche una vomitata, mi ha fatto un movimento per dire: non mi sbugiardare. Ok, abbiamo comprato che dovevamo comprare, appena ci siamo messi nella multipla color amaranto, ci ha detto: Gaeta, ma perché dici queste sciocchezze? Ma che senso c'ha che tu dici queste cose? E lui mi ha detto: vici, io mi metto scorda di dire che non lavoro. Allora io ho sorriso e gli ho detto: Gaeta, ma insomma, tu non stai buono, non è che non stai bene, non mezzo di rumore, tu non stai buono di cervello. Perché come si fa a non stare sereno, che se non lavori è perché c'hai un impedimento grande, cioè, saresti, cioè che ti costa dire non sto bene, no? E lui, come dire, non mi ha detto perché non mi ha citato la malattia, che sarebbe stato mociuto, a proposito della privacy, sarebbe stata una cosa anche legittima. Lui mi ha detto: vici, tu puoi dire quello che vuoi tu, ma io ho 47 anni, non lavoro e mi metti scorno e non faticato. E io l'ho considerata così una cosa, diciamo, come dire, di una poesia e di un valore generale, che da lì poi, vabbè, diciamo, questo pezzettino qui, poi, diciamo, come dire, poi insomma lo leggete. Se ne avete voglia, insomma, io cerco lettori perché cerco lettori attivi, cerco moltiplicatori, cerco l'intelligenza e il moltiplico dell'intelligenza. Sono impegnato nella costruzione di una rete. La rete oggi se scrivo per la versione online del Sole 24 Ore, insomma, ho delle mie pagine. E oggi ho lanciato quest'idea delle città del lavoro ben fatto, e sempre sto attento alla credibilità di quello che dico. Allora ho precisato che cerco piccole città, piccolissime città, perché oggi Napoli, Milano, Parigi non sono credibili, però io conosco dei posti, Caselli in Vittori, a Castel San Giorgio ho trovato delle insegne fuori le botteghe degli artigiani, dei falegnami, a Siano, dove c'era scritto: ciò che va quasi bene non va bene. Guardate, ciò che va quasi bene non va bene è una cosa di una potenza straordinaria. Ce l'aveva scritto l'idraulico, cioè io certe volte, diciamo, nella mia vita vagabonda, parlo con imprenditori, manager, mi chiamano a raccontare delle cose, e quando dico questa cosa, ciò che va quasi bene non va bene, impazziscono, perché veramente
è una cosa micidiale, e stava fuori le botteghe di persone semplici fino a 25 anni fa, ok? E allora questo ragionamento qui, ci stanno dei posti dove effettivamente sarebbe bello, in quel caso lì sono partite dall'immaginazione, poi qui lo trovate per l'Italia, io mi sono segnato il posto perché ve lo volevo leggere, ma non facciamo in tempo, magari poi dopo alla terza domanda leggo la parte delle braciole. Ancora adesso, mia sorella ha postato una cosa dicendo che lui, lei, non so che cosa aveva fatto di elaborato per il figlio, ha detto noi voglio le braciole come le faceva la nonna. E quindi, diciamo, il ragionamento, il discorso è che ci stanno dei piccoli paesi dove davvero, per esempio a questa casa di Mitteri, io conosco almeno 15-20 storie di panettieri, alcuni di loro le ho raccontate, panettieri fanno dei sandali, cioè che lavorano in una maniera eccellente, ok? Il grano, stanno recuperando dei grani autoctoni, il bianco riddo, il russo riddo, fanno una cosa d'estate meravigliosa che si chiama camp di grano, e poi fanno una manifestazione del patio del grano, che è una cosa straordinaria, sta a pochi chilometri da Casella in Vittari, nell'Alto Cilento, sopra Sapri, è una cosa bellissima, ok? Allora dico io, facciamo uno sforzo culturale. Queste cose che noi facciamo senza pensarci, pensiamoci, creiamo una cultura di questo tipo, portiamola nelle scuole, parliamone con i ragazzini, parliamone nelle famiglie, scriviamo all'inizio del paese, tenete presente quando sta scritto benvenuti a comune denuclearizzato, benvenuti a città gemellata Conda, benvenuti a città del vino, città dell'olio, ecco. Una piccola città, ma potrebbe essere pure Teresa, non la conosco, però potrebbe essere pure Teresa, nella quale uno scrive benvenuti a Teresa, la città dove chiunque, qualunque cosa fa, cerca di farla bene. Cioè, secondo me è una cosa meravigliosa. Se noi creiamo, la potessi promuovere come fondazione Gerardina Romana. Tu sei, oramai sei diventato uno dei miei profeti. Senti, io già te l'ho detto prima, ma te lo ripeto davanti a loro, il mio papà diceva che sfruttute vanno in paradiso, quindi noi stiamo d'accordo perché lui più mi piglia mi sfrutta e io più acquisto punteggio per il paradiso. Anche nel libro si parla di miracoli, si parla di miracoli. No, ma tu testa male il cuore quando ne parli tuo padre. Tu spesso, tra l'altro c'è quella parte bellissima, non leggo perché mi emozionerebbe leggere, perché mi è molto emozionato, che una delle cose dice il libro, il fratello ti parla del libro come un'esperienza di emozioni. Quindi il tema che tu hai trattato prima sulle emozioni va benissimo qua. No, ma nel parlare tu parli di tuo padre, poi parli di tuo padre quando non tu, Cosimo parla del padre, e che diagnostico diventa ateo, perché quando il papà scompare, lui trova questa cosa, io in quello ho trovato una differenza, la differenza tra noi, perché mi hai ricordato molto la vicenda di mio nonno, che ho già raccontato in fondazione, quindi non la replico, la dovrei trovare, grazie a quella della trattoria che mi piace moltissimo, però ricordo di Braciolo, che è una finita di Braciolo. Braciolo e con Antonio Dubelli, di raccontare la cosa che ti disse lui, lui è grande amico di Antonio Dubelli, Antonio Dubelli è un grande amico della fondazione, quindi tutti amano Antonio Dubelli qui. No, quello di tuo padre, che però sta, se lo trovo, c'è una differenza, perché io ho vissuto una cosa molto simile a quella che racconti tu là, poi affrontare. Una cosa molto del bigliettaio nei tram che non ci sta più, vabbè. Sapete, dall'ape, perdonami un attimo. L'ape, diciamo anche lì, mi era un po' ispirato a questa cosa di Casella in Vittari, ok? Perché tenete presente anche quest'altra cosa, che diciamo, come dire, che è vera, insomma, ho scritto, ripeto, insomma, è il lavoro mio, quindi non è verso un artista, però ho fatto tante cose, anche apprezzate, anche all'estero, eccetera, eccetera. Però io non avevo mai scritto un libro di racconti, ok? E sono una persona che ha bisogno di avere dei riferimenti. Mamma mia, c'aveva la seconda di classe elementare ed era una contadina, ed era una che se cadeva il pane per terra lo puliva, lo bruciava e se lo mangiava e ce lo faceva mangiare, anche perché, come dire, lei era fanatica della pulizia, quindi insomma, la terra era una tragedia, stava sempre a lavare. Una camicia stirata non la potevi avere neanche se pagavi a parte.
però dal punto di vista del lavamento dei pavimenti era una cosa micidiale, amava straordinariamente lavare mamma e odiava stirare le cose della vita, e quelle cose li comandava lei e non c'era resto. Comunque, per venire a noi, il discorso, diciamo, come dire, della concretezza mi ha portato anche storia per storia a cercare di trovare dei piccoli punti di riferimento che mi aiutassero nella costruzione del contesto, della scena, della situazione, perché avevo, usiamo la parola giusta, come direbbe Wittgenstein da una parte, Edoardo De Filippo dall'altra, timore, un timore riverenziale, cioè voglio dire, non è che uno mi scrive e scrive dei racconti, cioè io mi sono impegnato, ci ho messo tanto tempo, cioè, ho cercato anche uno stile mio, fino a un certo punto, come ti ringrazio di averlo detto, fino a un certo punto ho ascoltato consigli, pareri che mi hanno aiutato tantissimo a migliorare il testo, sia dell'editor della casa editrice, che è eccellente, sia di amici che ho la fortuna, poi la prossima volta sarai pure tu, Linda, con Greco, per leggere, e come dire, rispetto alla situazione, e che mi hanno dato un sacco di osservazioni che mi hanno aiutato. Però su alcune cose no, cioè sul fatto di usare il che al posto del perché, o sul fatto di mettere il verbo alla fine, perché è una cosa che, della nostra lingua, diciamo, napoletana, diciamo, io ho voluto tenerlo. Naturalmente ci sarà qualcuno che lo apprezzerà, qualcuno no, però i tempi, guarda, libero si contesta a cosmi i tempi. Fantastico. Io, allora, pagina 91, ci sta questa cosa, io la leggo, è una cosa, poi dopo finiamo veramente con le braccia. La trattoria è da leggere, vi consiglio vivamente di leggere la trattoria, è bellissima. Una signora che chiude la trattoria, arrivano dei ragazzi, vogliono mangiare, le riapre, mangia con loro, non si prende pagato perché era stata la gioia di stare con loro. Tra l'altro la ragazza ne vuole dire, perché sta tornando a lavoro, ragazzino, finalmente è finita la sera, invece si ricomincia tutto da capo. Sì, avere fede è una fortuna, un dono, però funziona un po' come il coraggio di un abbondio. Se uno ce l'ha la fede, non è che se la può dare. Non ce l'ha la fede, non è che se la può dare. Per quanto mi riguarda, ho preferito a lungo definirmi agnostico, che ateo, mi sembrava troppo impegnativo, che ateo, perché no? Chi sono io per dire Dio c'è o non c'è? Non è solo una questione di parole, è un problema di ambiti, di significato. È stata una mattina 10 anni fa che è successo, la cosa che mi ha fatto cambiare idea. Erano da poco passate le sette, quando sono giunto alla sala mortuaria dell'ospedale dove giaceva mio padre. Lì a poco lo avrebbero trasportato in chiesa di rito funebre, da lì al cimitero. La porta era semiaperta, entrai e lo trovai disteso sopra un pezzo di marmo completamente nudo. Se mi fosse capitato da vivo di vederlo nudo così, credo che sarei morto per lo scorno, e lui con me. O forse io avrei chiuso gli occhi e sarei scappato da qualche parte, e lui pure. Quella volta no, scorno non era la parola giusta per descrivere quello che provai. Sconcerto, ecco, questa va meglio, va già meglio. Provai sconcerto nel vedere un uomo come lui steso come un pupazzo di pezza su quella vita. Mio padre era l'esagerazione fatta uomo, era capace di gridarti addosso anche quando ti parlava a 20 centimetri di distanza, e di disinfettarsi una ferita con l'acqua raggia, se brucia perfetto, questo è il suo inoppugnabile teorema, pur di non lasciare i pennelli, scendere dallo scaletto e prendere l'acqua ossigenata dal bagno. E poi aveva un amore per la famiglia, sfegatato, almeno quanto il disprezzo che aveva per il denaro. Era capace di commuoversi fino alle lacrime perché uno di noi aveva ricevuto un riconoscimento, un complimento, si era fatto valere in qualche maniera. Ed insomma, un uomo così esageratamente vivo, che non ti sembrava lui così esageratamente morto, e così mi aggrappai con tutto me stesso a quella possibilità ulteriore, desiderai con tutte le forze che avevo, ma proprio tutte, che ci fosse in qualche posto dove un giorno, quando fosse venuto il suo regno, suo con la maiuscola e anche regno maiuscolo, avrei potuto ritrovarlo, riabbracciarlo e ridere e piangere ancora con lui, questa volta per l'eternità. Lo cercai dentro di me con un'intensità tale questo posto, che provai dolore nella testa prima e poi in petto, e poi di nuovo nella testa, e dopo il dolore, niente. Proprio così, niente, nulla di nulla, solo altro dolore. Quello che mi venne dalla consapevolezza che non avrei mai più rivisto mio padre. Non me la presi con Dio, non ho mai pensato che lui possa arrivare a comando dove le persone lo chiamano perché ne hanno bisogno. Non me la presi neanche con me stesso, più di quello che avevo fatto non sapevo fare, altrimenti l'avrei fatto. Fui solo una cosa, girare la chiavetta
d'agnostico ad Dante, e da allora è rimasta così. Subito dopo ci sta Indifferentemente di Mario Bacher, come non potete non amare un libro scritto così, è straordinario. Parliamo delle Bracciole di Antonio Dubelli, chiudiamo con le Bracciole di Antonio. Le Bracciole di sua madre, che sta all'inizio del libro, la Bracciola di sua madre. Ma cosa la No, io la Bracciola che ho letto sta all'inizio, se tu ne hai visto un'altra versione mi è sfuggito. Le Bracciole di nostra madre a pagina 11. Quello che io ho letto, mi sono stupito, perché hai fatto una cosa che non me l'aspettavo. Hai ragione, quella lì alla fine era il baccalà. Il baccalà, non confondere mai il baccalà con il baccalà. Io amo il baccalà, ma sì, che lui ci stava libero, che era fissato con il baccalà. Sì, anche io amo il baccalà appassionatamente, si mangiava pure gelato il baccalà. Sì, allora, la cosa, parto dalla cosa di Dubelli e poi finiamo che vi leggo questo pezzettino qui. Con Antonio siamo amici da tanti anni, da almeno due vite precedenti, quando io più di 20 anni fa stavo ancora in CGL e lui faceva ancora il tecnico alla legna. Quindi lui poi ha fatto il ristoratore, poi ha fatto altre cose, poi ha scritto libri, eccetera, eccetera. Io pure, ho fatto altre cose, ho diretto una scuola, un istituto di formazione nazionale, sempre per conto della CGL, insomma. Sono stato in giro per il mondo a capire appunto nei paesi dove le cose funzionano, perché funzionano, come funzionano. E poi ogni tanto ci siamo visti sempre con grande gioia. Devo dire, se posso dire, come dire, una cosa molto personale, però vuol dire mi sento molto a casa. No, quanto, questo era il nostro segreto. Te ne ringrazio. Diciamo, è una cosa che con gli amici mi riesce, con le amiche no. Nel senso che con le amiche mi ci vuole sempre una spiegazione. Cioè, se tu non ti vedi per 2 anni, quando ti vedi devi cominciare sempre con il fatto: ma perché non ti sei fatto vedere per questi 2 anni? Sì, però sei stato fedente, perché per 2 anni non ti sei fatto vedere. Devo dire che io ho degli amici che, pure se non li vedo da 2 anni, 3 anni, 4 anni, in un'altra situazione difficile mi avevano chiesto una cosa, di chiedere un favore, sempre legato a vicende purtroppo di salute che però non riguardavano me. Ho detto a questa amica, ho detto: guardi, a Rossano sono 9-10 anni che non lo sento. E questo amico Tommaso, che mi aveva chiesto questa cosa, mi ha messo la mano sulla mano per dire: vabbè, ma così il telefono, ma su 9-10 anni che non lo sento, lo puoi mai chiamare per dire: senti, ci sta un amico mio che ti deve portare. Io gli ho detto: guarda, non ti preoccupare, ho preso il telefono, ho chiamato, ho detto: senti, lo sa, sono Vincenzo. Lui diceva: oh, senti, ci sta un amico così, tenendo un problema con il padre. Lui mi ha detto: fallo venire venerdì. Faccio venire venerdì, non mi ricordo. Non c'è stato bisogno. Antonio Dubelli è un altro di queste persone. Cioè, io quando lo vedo non devo fare il riassunto delle puntate precedenti, mi connetto. Cioè, lo vedo, c'è il piacere di stare bene insieme a lui e parliamo come se avessimo parlato fino alla sera precedente. Io non ero mai stato in questo posto dove sta adesso, Eccellenza Campanella. E un giorno, un pomeriggio, torno da una scuola di Vortici, sempre per parlare della notte del lavoro narrato, eccetera, eccetera, torno, l'autobus mi firma proprio là, decidiamo di andare, siamo io, entro e la prima persona che vedo in questo posto è Antonio Dubelli, è una cosa incredibile. Lo vedo, sta leggendo il giornale, 1:30, 2 di un giorno feriale, insomma. Ci vediamo, ci abbracciamo, ci seguiamo, mangiamo e parliamo, una cosa meravigliosa. Poi l'ho raccontato questa cosa in mio posto, molto, molto affettuosa. A un certo punto, dentro a questa discussione del lavoro ben fatto, naturalmente dico la versione compatibile, perché la versione sua è più divertente, però è meno raccontabile. Però anche così si capisce. Si parlava di lavoro ben fatto, cose, e lui a un certo punto mi ha detto: Vincenzo, io quando devo andare in Giappone, in Cina, in un posto qualunque, ma anche in Italia, porto sempre con me
due o tre giovani che mi danno una mano a seconda della situazione, a volte un paio, a volte tre, a volte anche una. Sai che faccio prima di partire? E io l'ho guardato, come dire, facevo la spalla come Peppino De Filippo con Totò, ho detto: andò, che fai? Io li riunisco e dico: ragazzi, mettiamoci d'accordo su una cosa, per fare brutte figure basta solamente io. Basta, loro già sanno che cosa devono fare. Guardate, ora adesso voi provate a immaginarla, io l'ho trovata una cosa straordinaria. C'è uno che parla con le persone senza dire tante chiacchiere, dice: guardate, noi andiamo a fare un lavoro, per fare brutte figure basta solamente io, non ho bisogno di portare voi appresso. È un trattato, e infatti è una cosa. E là ci sta quella cosa bellissima, la figlia. Ah, quella della figlia era accaduta 20 anni prima, sì. Quella della figlia, lui viene un giorno, viene da me e mi dice: Vincenzo, ti devo parlare. Era un periodo veramente nera, una cosa infilanata, infilanata. Ho detto: guarda, andò, ho 10 minuti, tra una ventina di minuti. Scendiamo, andiamo al bar messo, prendiamo un caffè. E mi dice questo fatto: non c'è problema, non ti preoccupare, io ti aspetto. Sto qua, quando hai finito, finisco, lo piglio, scendiamo giù, giriamo, e dice: dice, lo sai che mi ha detto mia figlia stamattina? Ha detto che dai, no. Mi ha detto: va, ma tu hai superato i 50 anni, stai per fare 50 anni, non tieni un'altra, non ci lasci una casa, non teniamo niente di proprietà, stai sempre sbattuto. Ma se tu muori all'improvviso, a noi, tu, che ce lasci? Guardate, giuro, come dire, la reazione che avete avuto voi, più o meno l'ho avuto pure io, un po' col sorriso, un po' agitando, ma tu che hai risposto? Perché mi sembrava troppo impegnativa, diciamo, la risposta. E quello mi guarda e mi dice: dici, che gli ho risposto? Gli ho detto: senti, se io muoio ti lascio un bel po' di rapporti con un bel po' di bella gente. Sinceramente, come dire, me lo sono abbracciato perché l'ho trovato una risposta straordinaria. Ora vi devo dire, l'ho raccontato prima e mi scuso chi me lo sente di un'altra volta, naturalmente faccio una versione molto abbreviata. Con gli anni ho scoperto, grazie a dei meravigliosi libri, che in filosofia i filosofi dicono che possiamo giudicare la qualità delle nostre vite, cioè viviamo vite tanto più degne di essere vissute quanto più intrecciamo rapporti umani degni con altri esseri umani come noi. In fisica ho capito che gli elettroni e tutte le cose che esistono fisicamente, in uno stato di quiete è come se non esistessero, pigliano vita quando fanno un salto quantico e pigliano o perdono un fotone, oppure quando tozzano, urtano con un altro loro simile. In quel momento dell'interazione nella fisica le particelle pigliano vita. Nella biologia ho capito che tutto è connesso dal DNA e le altre cose, per cui senza le connessioni delle varie cose biologiche non potremmo esistere. Alla fine fisica, biologia, chimica, filosofia fanno tanta parte della nostra vita. Tu Belli veramente è stato un grande dicendo quella cosa alla figlia, perché lui comunque in maniera, come dire, spontanea, però aveva individuata qual è la risorsa vera, importante, come dire, poi non è che gli ha dato altre soddisfazioni, adesso la figlia lavora con lui, eccetera, eccetera. Però comunque lui è partito dall'unica cosa che veramente aveva disponibile, i rapporti umani. E anche lui non ha fatto filosofo. Vi consiglio la pagina, leggiamo la braccia, poi applaudiamo Vincenzo, la pagina sull'entropia, lo dico a Felice Mono che ne parla in senso negativo, l'entropia in questo tempo, la pagina se ne parla finalmente in senso positivo. Però adesso non abbiamo più allora, leggere dentro. Le braciole di nostra madre non tradiscono le attese. Ancora oggi sono il suo piatto forte. Le farcisce con aglio, prezzemolo e pinoli. Le arrotola, le chiude con gli stuzzicadenti
e le fa cuocere a fuoco lento nell'acqua per almeno 2 ore. Nell'acqua? Così, con un po' di cipolla che così si insaporisce. Dopodiché le mette nel sugo e aggiunge un po' d'olio. Ed è così che quando le mangi ti si squagliano in bocca, neanche fossero crema. Con le braciole sono memorabili anche le melanzane indorate e fritte, eccetera, eccetera. Ma però, capito, diciamo, questa cosa che non sapevo, che non ma no, mai... ma provate, sono veramente una cosa speciale. 2 ore nell'acqua con le cipolle. Cioè, 2 ore a fuoco lento con l'acqua con le cipolle, si ammollisce. A fuoco lento o bollite? Come? A fuoco lento, non bollite. Sì, a fuoco lento. No, non bollite. No, non aggiungere altro, perché poi ne parliamo a cena. Allora, facciamo un applauso a Vincenzo.